Sogno comico. Siamo sempre qui. Se qualcuno pensava di essersi liberato di noi, si sbagliava di grosso, perché anche oggi sono riuscito con degli strumenti sofisticatissimi a deviare il segnale di questa televisione, craccarlo ed entrare nelle vostre case per parlarvi della realtà, per parlarvi del mondo, amici. Vorrei darvi subito e immediatamente un messaggio molto positivo. Quando vedete per strada una persona che vi sembra un terrorista, per esempio, che è un argomento molto scottante, dovete spaventarlo. L'unico modo per spaventare un terrorista è questo: vi avvicinate piano piano, furtivamente dietro di lui e poi lo spaventate in questo modo, gli dite Bush. Guarda, alla parola Bush tranquilli si spaventa, che è una cosa meravigliosa. C'è una notizia anche dell'ultima ora, scusate, me la comunicano qui il mio assistente. Sì, dimmi. Ah, purtroppo una triste notizia: il virus dell'aviaria continua a mietere vittime, amici, e in gravissime condizioni l'uccello di Del Piero. Questo proprio ci dispiace, io spero che si possa riprendere. Quando si parla di Del Piero si pensa a Torino, Torino, Fiat, automobile. Quando si parla di automobile, amici, purtroppo ci dobbiamo collegare con Alvaro, il parcheggiatore. Eccoci collegati. Salutiamo anche il signore con la maglia verde. Levati la fena a mano. Dai, che parcheggiano. Abbiamo finito di fare i balletti, Alvaro. Vai poco poco a sinistra. Alvaro, siamo collegati, Alvaro. Leva la fena a mano. Dai che parcheggiamo! Dai che parcheggiamo! Parcheggiamo, parcheggiamo! Certo. E parcheggiamo, parcheggiamo, parcheggiamo! Sta puntata oggi fa tutta così, e parcheggiamo, parcheggiamo! Allora, Alvaro, lei la deve smettere di fare i balletti! Questo è bello, questo è bello! A chi? E ne a chi? E sono partito! E sono partito, sono partito! È impazzito, si fa i balletti, fa! Lei sta tutto il giorno sotto al sole, qualche effetto ci avrò pure io. Me ne sono accorto. Lei deve far parcheggiare le macchine, fai i balletti, ma manco fosse al villaggio turistico. Oltre che faccio parcheggiare, alliato pure insomma un po' il morale del stagiaio, che è tutta nervosa, tutti in mezzo bloccati al traffico dalla mattina alla sera, incatramati. Tutto questo smog, questo. Ma no, guarda che quello che li fa innervosire è il parcheggiatore irregolare come lei, che non ci può stare, questo è. Ma io questo, come, in che lingua io dovrò... Senta bene. Non parla arabo adesso, è impazzito. Visto che in italiano non mi capisci, forse in arabo capire. Allora, ci posso stare perché qui c'ho il pass. Ah, pass, che cos'è questo pass? Ah, lo sanno pure i muri adesso, però lei che è de coach non lo posso spiegare. Pass vuol dire parcheggiatore abusivo, abilitato a staccia, ci posso stare, e non muoio da più. Certo, ci può stare, allora faccio lei il suo lavoro. Lei va a capire, qui già la gente nervosa, se mi trova a me nervoso succede un parapiglia, capito? Ah, un parapiglia succede, sì, perché certo. La gente è nervosa, tutta bloccata a mezzo e io mi arrabbio. Perché? Perché torno a casa, accendo la televisione, hai visto una pubblicità di una macchina che te la fanno te mezzo al traffico come tutto, come tutti dici. No, ma che vuol dire, no? Ma che mi fate la macchina a Bassuani che sul Cervino che monta il Monte Bianco scava Ray Charles faccia la c'entra Ray Charles che purtroppo c'era, guidava la macchina a mezzo armato. Come ci sei arrivato a mezzo armato la Ray Charles? Ma cosa c'entra questo? Esci, come esci da casa, scivi da casa, sbattevi sul comodoro, guidava tutte queste macchine che scavarca, che qui l'unico che scavarca so io, che devo montare sopra le altre macchine per trovare quella giusta. Ho capito. L'unico che scavarca sono i pedoni che devono scavarcare, i motorini che ti salgono sopra. L'altro giorno sono uscito con la macchina, c'avevo un motorino sopra. Motorino sopra dove? Sopra la macchina. Ma che sta dicendo? Sopra che fa sul tettuccio? Sto aspettando un amico, sulla macchina io ti aspetta, vedi la scena. È che pure loro non sanno più dove passare, che ormai ci credo, c'è tutto questo, macchine ovunque, ci traffico. Sono motorini che fanno questi motorini, però sono un po' pericolosi. Sono pericolosi. Ragazzi, vorrei fare un messaggio. Oh, finalmente un messaggio chiaro, lanciamo questo messaggio ai nostri spettatori. Per sono contento. Com'era la rete, come la dite? No, per, cosa dice? Lanciare ma allora, un messaggio sia serio. Per acquissare un messaggio, quello che dice lei. Ma che acquistare il messaggio? Vabbè, quello ma che cosa dice lei. Che io sono serio, lanciamo un messaggio mediatico, ci impossessiamo della rete e diciamo qualcosa ai nostri spettatori. Io lancio un'altra cosa, ma faccia di suo messaggio. Dica il messaggio. Il messaggio è, voglio dire, ragazzi, state attenti perché con questi motorini si può finire male. Ecco, perché sono un po'... Perché sono un po'...
fanno queste pieghe, si dicevi pieghe. La pieghe era quella della camicia, adesso in gergo sono quelle con lo scudo. Giusto, si abbassano troppo. E si abbassano troppo, invece infatti tornano a casa, invece dai cimosceni che c'hanno lombrichi, lumache, barattoli, cocomozzi. Ma vuole smetta, ma lei un c'altro... Piuttosto faccia una cosa, vada in giro a raccogliere qualche barattolo, lombrichi per terra, così almeno fa qualcosa, visto che le macchine non le fa parcheggiare. Esatto, gliele metto una macchina sulla parcheggiata che c'ha la raccolta differenziale. Ah, signor, glielo troviamo il posto, la lasci là, che ne? No, pelagila, la famo saltare dal muretto, se vuoi. Mamma mia, questa ragazza, mamma mia, sogno comico! Io non ne posso più di questo che fa queste cose, veramente mi...